Costas Papadopoulos, allenatore dell'Argentario. Costas, c'è un modo di dire in italiano che dice che cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, ovvero sia cambiando le giocatrici non cambia il risultato. Oggi è arrivata una palleggiatrice nuova, Stomeo, la primissima partita, quindi da due giorni, quindi c'è ancora tanto lavoro da fare, tanto tempo, e non è cambiato però il risultato, un derby molto difficile per voi, una partita complicata con una squadra più esperta. Ma dov'è il male di fondo, il problema di fondo dell'Argentario, ascoltate, quest'anno? Io ho detto anche quanto siamo, ho detto alle ragazze anche quanto siamo usciti per cercare palleggiatrice, non aspettate che uno può cambiare tutto, se arriva anche, non so, quello bianco. Ma dobbiamo fare cose noi che parlo per le ragazze che sono già molto tempo qui e provano e lavorano. Io non credo che di sicuro abbiamo molti problemi, ma non è una, questo momento non è una cosa di capacità, è una cosa di psicologia, è una cosa di mentalità, che se noi non cambiamo, ancora più vera nella penultima partita che abbiamo giocato a casa. Proviamo tutti i modi, tutti, allenatori, le ragazze, vogliamo lavorare, la società fa di nuovo un sacrificio per aiutare tutta questa situazione, anche le ragazze. Adesso piano piano dobbiamo essere tutti più responsabili in questo che succede in campo, ognuno di noi. Costas, non era forse questa la partita più facile in questo momento, perché loro sono più esperte, giocano da più tempo insieme, eccetera. Forse bruciano più le sconfitte come quella di sabato scorso in casa, in una partita un po' più abbordabile. È in questo forse che serve, c'è un risultato positivo che sblocchi un po' a livello mentale e psicologico il gruppo. Sì, sì. La verità è che questa penultima partita era molto difficile come risultato per noi, perché prima di questa avevamo fatto alcuni passi, questa era un passo dietro, un passo lungo dietro. E la cosa più importante per me, ok, è come tu hai detto, per questa partita era un derby, ma puoi avere problemi, puoi non giocare bene. Quando gioca l'ultimo contro il penultimo, molte volte le partite non sono buone, non sono di qualità. Certo. Prende la partita questo che dimostra che vuole di più. La cosa peggiore in questa partita per noi è che noi non abbiamo dimostrato a nessun punto che abbiamo il controllo di partita, non solo a livello agonistico, ma a livello di mentalità. Non puoi fare qualcosa, devi essere in campo, devi lavorare, aspettiamo. Ripeto, la società prova di aiutare tutta questa situazione, questo è molto importante per tutti noi, ma adesso noi dobbiamo dimostrare che abbiamo rispetto che fa la società. In questo momento secondo te pesa più il fatto psicologico, le difficoltà che ci sono nella testa, o alcuni limiti di gioco che sono magari tanti errori, i troppi errori in alcuni momenti, e la ricezione che ogni tanto fatica? La ricezione, cioè più un discorso di tecnica adesso, di gioco, o più psicologico in questo momento? Sì, piano piano, settimana dopo settimana, la situazione è più difficile a livello psicologico, se non arrivano risultati. I risultati. Di sicuro abbiamo molti problemi in alcuni settori di partita, ma questa diventa doppia in nostra testa. Noi proviamo di trovare ognuno un modo possibile. Possiamo dire molte molte cose, ma la verità è questo qua. È campo. È campo. Alla fine parla sempre il campo. Sì, sì, perché quanto secondo me parli di trovare soluzioni, dopo l'unico che trovi sono scuse. Hai capito che voglio dire? Gli alibi, insomma, come diceva Velasco, la cultura degli alibi. Ah, sì, questo qua. La situazione è come tu vedi. Non abbiamo passi dietro di fare, credo. Siamo qui, noi dobbiamo insistere. Dobbiamo cercare ogni punto, ogni set, ogni punto. E questo dobbiamo cambiare il più presto che possiamo.